Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come avrete letto dal titolo, oggi video in collaborazione con il gruppo Facebook Aiutiamoci con i canali di YouTube, con ideatrice Fortuna del canale Fortuna Fashion e Makeup. Per me è sempre un piacere e un onore collaborare con Fortuna perché ha sempre splendide idee appunto per queste collaborazioni. Essendo un video appunto dove hanno partecipato tante ragazze, vi consiglio di andare a guardare l'info box appunto per trovare i link di tutte le ragazze e passare anche dei loro video. Che dirvi, questa collaborazione si chiama il mio make-up preferito e quindi io ho realizzato praticamente questo make-up che è il mio make-up preferito e quindi è il make-up che io utilizzo tutti i giorni alla fine e quindi è quello che appunto preferisco di più. Ringrazio ancora Fortuna per l'opportunità, ringrazio tutte voi per appunto che guarderete il video. Un bacio grandissimo e vi aspetto alla prossima. Allora, ragazze, vi faccio vedere come metto il correttore. In questo caso userò il correttore della Color Trend dell'Avon nella tonalità Light Medium, che è un correttore liquido. Anche se dice light medium, è comunque abbastanza pigmentato e tendenzialmente anche sull'aranciato, visto un po' le mie occhiaie in questo periodo. Quindi la vado a stendere così velocemente con il dito, anche perché essendo il make-up preferito, ma poi più che make-up preferito è il make-up di tutti i giorni, e quindi va bene così. Ecco, ho steso un po'. Adesso vado a metterci il fondotinta. Il fondotinta che sto usando in questo periodo è il fondotinta della linea MAC dell'Avon, il nuovissimo fondotinta in mousse, o meglio dire è finalmente il nuovo ritorno di questo fondotinta in mousse perché l'avevano tolto da un po' di tempo dal commercio. Utilizzo il pennello quello Expert Face Brush della Real Technique e quindi vado appunto a stendere questo fondotinta in mousse. Ecco, fatto questo, ho steso il fondotinta che è davvero impalpabile, io lo amo moltissimo perché non mi appesantisce, non mi dà quel senso di occlusione ed è davvero meraviglioso. Hai sempre il viso molto molto fresco. Allora, per fissare il tutto, anziché utilizzare una cipria fissante, vado ad utilizzare un fondotinta minerale, quello dell'Avon, nella tonalità Smooth, appunto lo Smooth Mineral, nella tonalità medium beige. Prendo un pennello e vado appunto a fissare. Allora, fissato il tutto, passo appunto alla preparazione degli occhi. Utilizzo la mia amata matita della Wet n Wild, quella black, ormai è rimasto giusto un mozzicone, però la porto a terminare e poi ne prenderò un'altra. E quindi utilizzo questa. Fatta la mia righetta con la matita, passo all'ombretto e utilizzo una palettina della linea Luxe, sempre dell'Avon, dove sono presenti diverse tonalità di colore che vanno dal rosa fino addirittura al tortora e al marroncino. Vado a metterci appunto il colore più chiaro, giusto per fare la base, e quindi utilizzo un pennello. E vado a metterci questo rosa molto così, molto chiaro, questo qui, quello centrale. Avendo messo appunto la base, parto adesso con praticamente una sfumatura di ombretto più chiaro, questo qui, come praticamente intermedio tra la piga dell'occhio. Ne prelevo un po' e vado a passare qui.
Ah, vi volevo ricordare che il colore della palettina è la Glamorous Roses, sempre della linea Luxe Avon. Allora, fatto questo, come potete vedere, si vede appunto la sfumatura. Vado a prendere un colore leggermente più scuro, che in questo caso sarà questo qui, e quindi andrò appunto a metterlo nella parte finale dell'occhio. E prendo un pennello da sfumatura. Questo qui. Bisogna prelevarne davvero pochissimo perché sono molto pigmentati. Ecco qui, questa è praticamente la sfumatura molto semplice, quindi da tutti i giorni che io appunto do al mio occhio. Adesso andiamo a incorniciare il tutto con il mascara e in questo caso vado ad utilizzare il mascara, quello dell'Avon, della linea Avon True, il With Awake, sempre nella tonalità black. Adoro appunto questo mascara perché è davvero fenomenale. Ora cerco di aggiustare un po' le mie sopracciglia, visto che ancora non le ho pulite del tutto, quindi comunque cerco di dargli un tono un po' con una matita e utilizzo una matita temperabile dell'Avon che c'era un po' di tempo fa, adesso mi sa che non c'è più, che è la Dark Brown e quindi è quella appunto marrone un po' più scura. E vado a riempirmi i buchetti dove sono presenti. Ecco qui, fatto questo, proprio perché ce n'era bisogno di pochissimo, pettino le mie ciglia. Vado a passarci il Lash & Brown Gel Mascara, quello della Essence, giusto per fissarle un po', anche se le mie non sono particolarmente birichine, però appunto serve per dare un po' più di lucentezza alle mie sopracciglia e quindi a togliere questo effetto opaco che si è creato col fondotinta. Ecco, in questo modo qui, giusto una piccola passata. Adesso, dopo essermi occupata delle ciglia, passo alle labbra e vado ad utilizzare come matita contorno labbra la matita dell'Avon True nel colore appunto Simply Spice, che è un marroncino nude abbinabile davvero a un po' di rossetti in genere. E quindi vado a contornare appunto le mie labbra. Ecco qui, in questo modo qui è una matita che si stende facilmente perché è molto cremosa, sono delle matite labbra che io consiglio a tutte perché adoro e amo pazzamente. Adesso come rossetto vado ad utilizzare il nuovissimo rossetto della linea MAC di Avon nel colore Bare Impact, che è comunque un marroncino nude. Ecco qui. Adoro questo colore proprio in una maniera pazzesca, mi piace tantissimo. Adesso, giusto per mettere un po' di blush, per non sembrare così il viso tutto completamente uniforme, vado a stendere un filo appunto di blush e utilizzo il mio amatissimo Blush Duo Cocoa Blush Cocoa Shock della Kiko nel colore 04 Preppy Pink and Tan. E io andrò a utilizzare appunto il color tan, che è questo qui. Prendo un pennello per il blush e comincio l'operazione. Ecco qui, in questo modo, guardate, ho dato giusto un po' di colore alle mie guance, nulla di che. Quindi questo è il look finale. Spero che vi piaccia. Questo è diciamo, il make-up che io utilizzo più o meno tutti i giorni, quindi per portare la bambina a scuola, per il lavoro, per la sera, a meno che non ho qualcosa di più particolare e di conseguenza magari intensifico o faccio un trucco un po' più sofisticato. Spero che questo make-up piaccia anche a voi e io vi saluto e vi do un grandissimo bacio. Ciao a tutti!